Per la 18ª Corsa del Cappello a Paganica, 4 giorni di cultura e divertimento. In questa edizione tantissime le attività: mostra fotografica, mostra di pittura, arte immaginaria, contest musicale, bici, corsa dei bambini, giochi popolari e tutti i giorni food and beer. Si parte il 12 luglio con Marvin e Andrea Prezioso. Una sana competizione unita all'aggregazione giovanile delle comunità, caratteristiche distintive queste della Corsa del Cappello organizzata dall'Associazione Culturale La Fenice, che saranno presenti anche durante la serata di sabato 13 luglio, dove la musica sarà protagonista. Alle 20:30 prende il via la terza edizione del contest musicale a cappello. 5 gruppi musicali, giunti anche da città e regioni limitrofe, oltre che dall'Aquila, si sfideranno davanti al pubblico e davanti alla giuria. Il contest verrà trasmesso in diretta da Radio L'Aquila 1, condotto dal noto presentatore Vanni Biordi. Tra una band e l'altra ci saranno esibizioni di danza aerea di sicuro impatto, il tutto accompagnato da buon cibo e birra di qualità. Domenica 14 luglio, la Domenica del Cappello, un evento all'insegna del divertimento, canzoni indelebili del cuore di tutti, con una serata di canti da poter fare a squarciagola e ricordi che riaffiorano con un pizzico di nostalgia. Questo sarà la cornice alla famosissima Corsa del Cappello, che si svolge ormai da 18 edizioni, alla Villa Comunale. Ospite Max Mania 883, la tribute band degli 883, nella lunga estate caldissima. Con le canzoni Nord, Sud, Ovest, Est, Rotta per Casa di Dio, Bella Vera, Nessun Rimpianto, Tieni il Tempo e tanto altro, con DJ set Valese e Daniele Santarelli, accompagnati dalla voce di Rocco. Lunedì 15 luglio, una serata invece sotto le stelle, in compagnia di un bel film, buon cibo e buona birra. Torna come ogni anno a Paganica il cinema all'aperto, Corsa del Cappello. In programmazione il film Io C'è, un film di Alessandro Aronadio con protagonisti Edoardo Leo, Margherita Bue e Giuseppe Battiston. Agonismo e convivialità. Una staffetta sportiva storica tra i quattro rioni, Pietralata, Colle, Sant'Antonio e Piazza, che prende vita tra le vie del paese utilizzando come testimone un cappello. Durante i 4 giorni di svolgimento della corsa, nel pieno dell'estate paganichese, alla sfida sportiva dunque si affiancano tutte queste iniziative collaterali ed eventi per tutte le età.